Andrea Pietrunti termina 4-4 la gara dello Sporting contro il Città di Chieti. Peccato, perché la stavate portando a casa questa partita. Sì, è stata una bella partita, credo anche per chi l'ha vista. Questo purtroppo è un fattore più che altro mentale. Quando vieni da 6-7 partite che non fai punteggio pieno, a una certa ti pesa ancora di più la palla, però sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, di come hanno impostato la partita. Peccato per quei 5 minuti di blackout che ci hanno portato dal 4-2 per noi a 4 pari. Solo quello posso recriminare un po' ai miei ragazzi, ma per il resto credo che abbiamo fatto una bella partita. Potevamo tranquillamente dilagare sul 4-2, non l'abbiamo fatto. Alcuni episodi, diciamo, ancora non ci stanno andando bene, però sono contento dei ragazzi, sono contento che piano piano la rosa sta ritornando al completo, meglio tornando, perché poi alla fine una partita al completo non l'abbiamo mai fatta. La settimana prossima recuperiamo Bagnoli Oriente, che sono due pedine fondamentali, recuperiamo Presutti, quindi stiamo cercando di vedere un po' la luce in fondo al tunnel, però siamo contenti e sono sicuro che prima o poi, anzi più prima che poi, arriveranno questi famosi 3 punti. La prossima gara contro Progetto Futsal, su che cosa lavorerete in settimana in vista del prossimo match? Ma ovviamente incontriamo una squadra che in casa fa male, una squadra che ha anche un pubblico numeroso a favore, quindi credo che a livello di motivazioni non ci sono, diciamo, spunti da dare, perché vai a giocare contro una squadra che sta lì ai piani alti. Giochiamo in un campo caldo, quindi chi ha fatto sport sa che questo ti viene da solo come motivazioni. Cercheremo di lavorare su quelle cose su cui abbiamo sbagliato e stiamo provando col tempo a limarle, e credo che alla lunga ne verremo fuori. Ci avviciniamo a grandi passi al termine della prima parte di stagione. Un bilancio anche sulle squadre che avete incontrato fino ad ora? Sì, no, il bilancio è sicuramente di un bel campionato, che puoi vincere e perdere con chiunque. Noi stiamo, diciamo, pagando un po' lo scotto del salto di categoria dopo anni in cui abbiamo giocato quasi sempre in C, e quindi i ritmi sono completamente diversi. Onestamente non ho trovato quasi nessuna una squadra nettamente superiore a noi, e questo ci fa ben sperare e ci dà lo stimolo per lavorare durante la settimana, perché una volta che troviamo l'amalgama giusta e troviamo la quadra giusta e soprattutto la prima vittoria, perché sono convinto che dopo di quella diventa tutto un pochino più semplice, potremmo dire la nostra anche in questo campionato.